Bentornati, buongiorno. Oggi, 31 ottobre, noi ricordiamo Santa Maria dell'Immacolata Concezione. Ascoltiamo. Santa Maria dell'Immacolata Concezione nacque a Madrid il 20 febbraio del 1926. Si accostava con frequenza ai sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia con grande devozione e coltivò un filiale rapporto con la Vergine Maria, che onorava ogni giorno con la preghiera del Santo Rosario. Con le sue amiche frequentava la residenza delle sorelle dei poveri per aiutare a dar da mangiare agli anziani. La domenica, con sua sorella Margherita e le amiche, impartiva la catechesi in parrocchia. I bambini le volevano molto bene perché era piena di bontà e aveva molta pazienza con loro. Visitava anche le case di alcuni poveri, soccorrendoli e incoraggiandoli nella loro solitudine. Dopo la durissima prova che colpì la sua famiglia nel 1936, in cui furono costretti a lasciare la propria casa a causa della guerra civile spagnola, entrò nell'istituto delle sorelle della Compagnia della Croce. L'11 febbraio 1977 fu eletta superiore generale dell'istituto, ufficio che mantenne fino alla morte. Mantenne sempre una fede serena, perfino nelle difficoltà. Visse i profondi cambi della vita religiosa richiesti dal Concilio, con una spiritualità profondamente marcata da una grande fedeltà e amore alla volontà di Dio. Visse sempre abbandonata in Dio, totalmente disposta a compiere la sua volontà. Sperava tutto da Lui, sperava nel suo aiuto, tanto per il presente come per il futuro. Era solita dire che il Signore completa ciò che noi non siamo capaci di fare. Affrontava le difficoltà, grandi e piccole, con una grande pace e serenità, frutto di quel suo abbandono nelle mani di Dio. La sua vita era mossa esclusivamente dall'amore a Gesù. Era solita dire: «La riparazione deve scaturire spontaneamente dal nostro cuore, spingendoci al sacrificio, alla rinuncia, pur di conseguire che gli uomini si convertano a Dio». Come allora pesare, misurare e contare il poco che facciamo? Nel 1994 i medici le diagnosticarono un carcinoma. Visse i suoi ultimi 4 anni accettando con serenità e conformità la volontà divina e svolgendo normalmente tutte le attività che come superiora generale le incombevano. Il 31 ottobre 1998, alle 9:30, entrò nella casa del padre. Santa Maria soleva dire: «Il Signore completa ciò che noi non siamo capaci di fare». È verissimo, tante cose che noi abbiamo in mente, tanti progetti, ma soprattutto le sfide più difficili sono quelle che riguardano la nostra crescita spirituale, proprio quella situazione nella nostra vita in cui non riusciamo a maturare, quelle ansie che ci portiamo, quel senso di inadeguatezza. Facciamo affidamento sul Signore perché Egli completa la sua opera. Lui ci ha chiamati e Lui ci ha chiamati per una vita santa, quindi ci dà tutti gli strumenti necessari. Ciò che noi ogni tanto perdiamo di vista è appunto questo, che alcune cose non si fanno con le forze, ma si fanno solamente con la fede. E per questo ci affidiamo a questa nostra sorella e alla sua intercessione. Santa Maria dell'Immacolata Concezione, prega per noi.